Buon lunedì a tutti quanti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Buongiorno Dottore. Vedo già collegato in quel di Geveno il dottor Alfredo Monaco, medico chirurgo pronto a rispondere alle vostre domande. Buongiorno dottor Monaco, come sta? Buongiorno Maria Teresa, buongiorno a tutti gli amici di Rete 7, non lamentiamoci, va bene, va? Non ci lamentiamo, dopo il DPCM di ieri sera, dottor Monaco, non possiamo non parlare di Covid. Abbiamo concordato un titolo che era quello non solo di parlare di ansie ma anche di speranze. Però io devo dire una cosa, devo fare una confidenza ai nostri telespettatori, perché prima della diretta abbiamo fatto le prove audio e ho scoperto che il dottor Monaco ha già preparato la pizza per questa sera. Quindi, dottor Monaco, visto che farina e lievito non si trovano già più, cosa sa lei più di noi, che ha già iniziato a panificare? No, vabbè, io quando ho la giornata riesco, mi piace preparare la pizza, e l'impasto della pizza è un impasto particolare perché non è solo un problema di lievitazione, anche di maturazione, quindi ha bisogno di molte ore di riposo, di crescita, perché tutte le sostanze chimiche che sono all'interno devono lavorare e maturare per essere poi digeribile. Poi stasera ci mettiamo un po' di pomodoro, un po' di mozzarella o quello che piace e mangiamo la pizza. Boh, prodotto sano, genuino. Quindi domestico. Non si sta già attrezzando per un eventuale lockdown, perché lì bisogna imparare a fare il panettone a sto giro e non ci basta più la pizza. No, allora mi ascolti Maria Teresa, io sono convinto e mi è sembrato, ero già convinto prima, ma dalle parole del Presidente del Consiglio ieri sera mi è parso chiarissimo che un secondo lockdown generalizzato come quello drammatico che abbiamo vissuto nella primavera scorsa non ci sarà mai più. Al di là di quello che sono poi le reattività che ho visto scatenato tutto il mondo istituzionale, dei sindaci, dei presidenti di regione e quant'altro, io condivido con il presidente Conte che sia stata fatta invece un'operazione di mediazione molto abile e molto attenta, cioè il governo non vuole chiudere ma avrebbe la necessità di farlo, quindi delega quelli che si sono di fatto le istituzioni di vicinanza territoriale di vigilare sul territorio e prendersi anche delle responsabilità, che come dire, laddove le cose funzionano, organizzare feste, organizzare eventi, organizzare cose, sono bravissimi, però se c'è prendersi una misura che fa grattare la pancia e come dire andare ad un bar e dire qui ce n'è troppi e devi chiudere prima o non devi lavorare in un ristorante piuttosto che in una pizzeria, e lì non hanno voglia di farlo. Qui dobbiamo tutti fare la propria parte, se ci piace avere la continuità territoriale, io istituzione di territorio, ho sotto controllo il mio territorio e potrò dire chi può stare e chi non può stare, e lo devo fare. Ma è più una delega o uno scaricabarile? Mettiamo un attimo per favore il touch, per favore no. Perché su Facebook compare adesso questo post, il nuovo DPCM si chiama scaricabarile, sui sindaci, presidi, forze dell'ordine. Io aggiungerei anche presidi ospedalieri, ma veda un po' lei. Allora, secondo me dobbiamo fare un attimo di chiarezza sui temi. Le istituzioni, la nostra Repubblica è articolata in questa maniera. C'è lo Stato, virgola, regioni, virgola, province, virgola, comuni. Allora, se i comuni si devono occupare di fare i piani regolatori o tutte le cose per le quali sono simpatici alle persone e lasciare al governo quelle che sono invece il controllo del territorio al dettaglio minuto, e così come l'aprire o chiudere tutto, cioè soprattutto il chiudere, io credo che c'è bisogno di lavorare in questa catena dove tutti hanno delle responsabilità. La sanità, ricordo che la responsabilità soprattutto per la spesa e per la programmazione, la pianificazione è in capo alle regioni, quindi i presidenti delle regioni hanno dei poteri enormi, altrimenti che ci stanno a fare l'87% del bilancio? E io ho fatto il consigliere regionale, dall'83 all'87% è in capo alle regioni, fermo restando che il governo paga poi questa roba qua, quindi faccio come dire per il tracciamento, poi si può chiamare anche scaricabarile, ma credo che io nella mia strada so esattamente dove ci sono le buche, chi si comporta bene, chi si comporta male, una maggiore capacità di controllo del mio territorio
e di sapere le cose e i comportamenti. Per cui io credo che una curva di crescita di contagi e soprattutto di persone ricoverate e ahimè un numero di morti che inevitabilmente ci sta in questi giorni purtroppo in crescita, bisogna che tutti si assumano la responsabilità. E quindi il governo dice, benissimo, io vi lascio aperti, vi lascio lavorare perché è giusto che tutti si cerchino di guadagnare la pagnotta, ma allo stesso tempo incarico anche le istituzioni locali di vigilare e di assumersi l'onere che già hanno di chiudere o di imporre delle regole stringenti. Lei mi capisce, cara Maria Teresa, che un sindaco di una piccola comunità che ha la vicinanza territoriale, andare nel baruccio del paese dove si comportano tutti malissimo e dice domani mattina io ti chiudo perché stai comportandoti male, non lo farà mai. È perché c'è un rapporto che non è solo di continuità, ma è un rapporto troppo spesso di volemosi bene. Questa storia deve finire un attimo. Per cui il governo, secondo me, più che scaricare il barile, ha detto va bene, io guardo che cosa accade in questi giorni, se mi scoppia un focolaio nel comune X, sappiamo pure come regolarci rispetto al comune X e identificare anche i responsabili, che non possono fare gli struzzi, insomma, ecco. Ricordiamo il nostro numero di telefono perché ovviamente i nostri telespettatori possono contattare in diretta il dottor Alfredo Monaco, non parlando soltanto di Covid, ma essendo lui un chirurgo generale di qualsiasi altra patologia problematica. Ricordiamo il numero di telefono, dicevo 011 06 00774 348 80 40 254. Tutti questi nuovi provvedimenti, apertura del liceo, ingresso nel liceo alle ore 9 piuttosto che stop alla movida dalle 21, preserveranno nuovi eventuali contagi? Allora Maria Teresa, io questo non lo so dire con certezza, però allora noi, come dire, se facciamo l'anatomia di questi documenti è evidente che ogni singolo provvedimento di per sé è stupido e sembra non avere un senso. Io credo che il senso ce l'abbia in quello che è l'obiettivo generale. L'obiettivo generale è la filosofia di fondo è quella di organizzare le cose in maniera che ci sia la minore circolazione di persone possibile o contemporaneamente. Questo è lo sforzo che si sta facendo. Io così lo leggo il decreto, perché quando mi vieni a dire che la scuola superiore, che già sta facendo i turni in qualche maniera e anche l'attività a distanza, perché mia figlia che va al liceo c'ha 2 settimane va in presenza e 1 settimana si collega via online, quindi si sta garantendo la scuola ma con un efficace distanziamento. Ebbene, ti dice, ma il problema sono i trasporti pubblici, va bene, allora diluiamo le entrate in modo tale che chi arriva alle 9 c'è chi arriverà alle 10 e quindi non si mettono tutti alla fermata dell'autobus alla stessa ora. È di sacrificio e di buonsenso un provvedimento di questo tipo, ma l'obiettivo è quello di non creare la circolazione contemporanea di troppe persone, diluiamola nel tempo, incrociando le dita e sperando che questo funzioni, perché guarda che la curva sta crescendo oltre che l'esponenziale, è dritta per dritta, sta salendo di giù in modo perpendicolare rispetto all'asse delle ordinate, quindi bisogna stare molto 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 prudenti. Sentiamo chi c'è con noi, dottor Monaco, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Come dottor Monaco, buongiorno signora. Salvatore Verbania, Pusiossolo. Prego, Salvatore. Dottore, grazie signora. Dottore Monaco, buongiorno. Sento, ho bisogno forse proprio di lei personalmente come specialista, eccetera. Io dovrei fare sicuramente, non dico al 100%, però quasi. Io, siccome ho fatto un danno alla schiena, per esempio 4 anni fa, circa più o meno, ho schiacciato i dischi. Alla mia età ne faccio 69 a dicembre. Dottore, avrei bisogno perché, ripeto, ho avuto dolori, problemi lacinanti che io anche oggi, c'è una settimana qua dove stanno riprendendo il dolore muscolare, che è il lato sinistro, il disco, che è la gamba,
non mi sostiene, però adesso il dolore riesco, diciamo, a sopportarlo relativamente. Però ci sono stato un paio di volte all'inizio del primo anno, da sei mesi, e proprio mi dovevo ogni 10 metri con le stampelle qua, mi dovevo sedere a terra, appoggiarmi a un muro, un coso. Insomma, non, e ora ho paura che mi riprendano questi problemi. Io adesso lei mi deve dare un consiglio, mi deve portare a un punto di dirmi: Salvatore, fai questo, fai quell'altro. Io ho deciso di fare l'intervento perché non mi sopporto. Ho sentito dire che la sua professione cosa permette di operarmi. Non so se mi sbaglio, ho sentito una voce che c'è in giro i cugni che vengono messi nei dischi. Dottore, penso che avrà già capito. Cosa mi consiglia, dottore? Non c'è bisogno di, non penso che ha bisogno altro. Mi dica lei adesso. Prego, dottor Monaco, cosa rispondiamo a Salvatore? Sì, ecco. Sì, al nostro amico Salvatore, a cui va tutta la mia simpatia, perché mi rendo conto che questi sono problemi di cronicizzazione che, con i quali purtroppo, ahimè, lui ci starà convivendo da troppo tempo e che non sono affatto piacevoli. Però l'intervento deve essere valutato con estrema cura da specialisti di settore, che sono gli ortopedici o i neurochirurghi. Ce ne sono di molto bravi adesso, però l'intervento non dà totali garanzie. Ci sono tante possibilità di lavoro, ma non ci sono totali garanzie. Quindi io seguirei il seguente percorso. Fate tutta la documentazione, che sono le lastre, la radiografia, la risonanza, piuttosto che la TAC, farsi valutare da un fisiatra, e dopo il fisiatra da un ortopedico chirurgo della colonna, chi si occupa di chirurgia della colonna. In quasi tutte le grandi ortopedie c'è un settore specializzato di colonna vertebrale, e quindi potranno darle le maggiori indicazioni e valutare nel suo specifico caso, caro Salvatore, dirle quante sono le possibilità reali di risolvere in modo concreto e definitivo il problema. Purtroppo però la chirurgia della colonna, per quanto in ottime mani, oggi abbiamo degli chirurghi bravissimi, non è per sua natura intrinseca di sicura efficacia, quindi va misurata e ponderata con grande, grande prudenza. Però si rivolga, dico, prima ad un fisiatra, perché a volte ci sono degli esercizi che si possono fare che può nettamente migliorare tutta la situazione, e poi successivamente, eventualmente, se il fisiatra ritiene che non è il caso, oppure fin dall'inizio, oppure dopo aver fatto una serie di esercizi che non ci sono risultati convincenti, sentire un ortopedico della colonna vertebrale. Ce ne sono di molto bravi nel nostro Piemonte, quindi sarà in ottime mani. O anche un neurochirurgo, anche i neurochirurghi fanno questo tipo di lavoro. Grazie anche a Salvatore. Mi rendo conto, dottore, mi rendo conto, la ringrazio e farò senz'altro quella procedura. Grazie, dottore, mille, grazie, Salvatore. Grazie. Noi ricordiamo a Salvatore, magari può essergli d'aiuto, che in via del tutto eccezionale può chiamare anche durante la nostra seconda ora, perché dopo il professor Monaco, il dottor Monaco, ci sarà il professor Rossi. Quindi chi meglio di lui? Chi meglio del professor Rossi può dare un aiuto morale in questo momento a Salvatore? E non solo, può essere più completo di me nel dargli proprio indicazioni specifiche di dove andare, premesso che già le sue mani sono sicuramente pregiate sull'argomento. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Massimo. Massimo, da dove chiama? Da Torino. Prego, Massimo. Volevo parlare un attimo col dottor Monaco, che abbiamo già anche parlato qualche volta. Prego. Sul fatto delle chiusure lasciate a discrezione dei sindaci, no? Io stavo riflettendo su una cosa. Poniamo l'ipotesi che un certo comune chiuda e segua le regole che gli sembrano giuste, ma i comuni limitrofi non chiudono. Allora, persone che sono nel comune che chiude automaticamente si riverseranno per Farfetta o comunque per nei comuni che non chiudono, e questo creerebbe comunque un gran pasticcio per chi rimane aperto come comune. Non so se ho reso l'idea, no? Ci sarebbe un aumento di persone che insomma creerebbero comunque qualche disagio, oppure no, dottore? Ma allora io credo che se i comuni dovessero assumere l'iniziativa di chiudere le attività commerciali, è solo esclusivamente legato al fatto che in quel comune potrebbe realizzarsi una condizione di gravità tale
in termini di contagi, per cui quel comune diventa zona rossa, da quel comune non esce nessuno, quindi gli acquisti di generi essenziali verranno fatti nell'ambito dello stesso comune, cosa che è avvenuto già nel più brutto dei lockdown che abbiamo vissuto a livello nazionale. Quindi questa migrazione la vedo difficile, insomma, ecco. Ma io sono convinto che le parole del Presidente del Consiglio stesso e il timore stesso che possa accadere di peggio sta inducendo tanta più gente ad assumersi, come dire, a mettersi in quadro. Poi mi viene da dire anche una cosa, ahimè, e lo devo dire con la massima tranquillità e serenità, io non ho molti peli sulla lingua, dico sempre cosa penso, che noi siamo anche costretti a fare questo perché a livello di istituzioni di tutti i livelli non tutti hanno fatto la propria parte, quindi oggi dobbiamo proteggerci di più perché sono state lasciate troppe cose al caso. Come dire, quando è finita la fase di emergenziale pura in primavera inoltrata inizio estate, tutti questi signori che avevano indicazione del governo di fare dei piani, delle programmazioni per caso di un eventuale secondo contagio, di seconda ondata, fino a predisporre, si parla tanto dei tamponi, ha messo in campo 1,2 miliardi di euro per assumere più personale che facesse i tamponi, le regioni hanno lasciato lì quei soldi, non hanno incrementato il personale che fa ed esegue fisicamente i tamponi. Quindi abbiamo le batterie scariche, questi signori si sono dati delle gran pacche sulle spalle a dire come siamo stati bravi, perché non perché fossero stati in realtà bravi, ma perché il virus si sapeva che d'estate avrebbe avuto un allentamento, avrebbe mollato la morsa e poi c'era l'effetto lockdown. Ecco, allora adesso siamo in una condizione dove il virus è praticamente in qualche misura non controllato, nessuno sa dove è andato a finire, si sta rintracciando, rincorrendo di nuovo il virus, gli ospedali sono di nuovo in affanno, il territorio è stato lasciato all'abbandono e quindi si corrono dei rischi. Quindi l'unica cosa che noi come singoli possiamo fare è volerci bene a distanza, stare lontani l'uno dall'altro e cercare di mantenere le massime misure di igiene e minore e quantomeno socialmente vicini. Allo stesso tempo cercare di lavorare con prudenza e serietà. Non è che abbiamo moltissime altre armi in questo momento, sperare che finalmente qualcuno si passi la mano sulla coscienza e si metta a fare il suo dovere fino in fondo, capendo di cosa si sta trattando, con cosa abbiamo avuto a che fare e cosa avremo a che fare. Qui si sono dati tutti delle pacche sulle spalle a dire come siamo stati bravi. Io ho visto, e ne parleremo quando volete, poi nei prossimi giorni, che all'aeroporto Le Valdigi hanno aperto un ospedale da campo. Sì. Iperattrezzato, attrezzature che non abbiamo negli ospedali e l'abbiamo messo nel campo delle Valdigi. Allora mi domando, noi italiani ci meritiamo di essere trattati come i poveri del Mozambico dove si sono costruiti questi ospedali? E sono anche addetti a dire stiamo facendo noi piemontesi una cosa eccellente, e tutte le fotografie che ci stanno arrivando che ci raccontano invece di cose terribili, vi faccio notare che il capo della protezione civile in questo momento con la mascherina, ma in tutto il video è senza mascherina ed è una roba vergognosa, è lo stesso Raviolo che qualche mese fa, il 12 marzo o il 22 adesso non ricordo, per entrare in una casa di riposo dell'Alessandrino si vestì come un astronauta facendo ridere i polli ma buttando via denaro pubblico, adesso ne stanno buttando altro, ma noi stiamo come stavamo prima. Quindi come cittadini tanta pazienza, tanta prudenza, e anche i sindaci non facciano gli struzzi. Senta, le propongo una notizia che circola proprio in queste ore, taccio regia. Il gruppo sanguigno peserebbe sul rischio contagio, lo zero sarebbe meno vulnerabile al coronavirus. Quanto c'è di vero? Ma bisogna verificarlo, guarda, lo zero meno vulnerabile al coronavirus... Siamo tutti zero, come dire, siamo tutti gruppo zero, la gran parte della popolazione è gruppo zero, positivo o negativo, i gruppi B, A o AB sono molto molto meno frequenti. Io non so questi dati se sono solo dati statistici che qualcuno
ha fatto qualche controllo, ma su grandi numeri bisognerebbe farlo, e poi cercare di capire cosa, com'è, ma è difficile che il gruppo sanguigno possa interfacciarsi in questa maniera, no? Perché per avere una correlazione di questo tipo significherebbe che i gruppi sanguigni influenzano la nostra capacità immunologica. In realtà noi possiamo dividere il Covid in due fasi sostanziali. Una prima fase, che è quella viremica, cioè dove c'è tanto virus e dove i sintomi sono lievi, attenzione, questa è la perfidia di questa malattia, in quella fase c'è tantissimo virus ma i sintomi sono lievi, febbricola, un po' di tosse, qualcosa, eccetera. Poi c'è una seconda fase in cui ha risposto il sistema immunitario, il virus diminuisce in termini di quantità, ma il prodotto di degradazione di questo virus causa una eccessiva reazione del sistema immunitario con dei depositi nei polmoni e in altri organi, fino a farne una polmonite gravissima. Questo è uno dei motivi per cui anche gli antivirali in questa fase non sono efficaci. Non è un caso che adesso l'ultimo studio ci hanno tolto un altro strumento, che è il Remdesivir, l'antivirale su cui c'erano tante speranze, che funziona anche molto bene, soprattutto sull'AIDS, quindi è un arrangiamento per il coronavirus. Se possa funzionare il discorso del gruppo sanguigno, significa allora che ci mancano dei pezzi in tutta la nostra scienza, significa che le persone che hanno il gruppo 0 hanno un sistema immunitario più forte del gruppo A, gruppo B o gruppo AB, al punto da dare una reazione esagerata. Mi sembra altamente improbabile, devo dire la verità, ecco. Abbiamo un messaggio lunghissimo, dottor Monaco, andiamo a vederlo insieme. Cercherò di dare una risposta breve. Proprio questo qui è un messaggio che è arrivato. Intanto conclude con: il virus esiste, ma quanto è veramente pericoloso? Cosa? In piedi metti una mascherina da seduto, non serve, il virus vola alto. Al bancone del bar il virus non c'è, ma in cassa devi mettere la maschera. Il virus è letale, ma basta un lembo di carta igienica da 50 centesimi per proteggersi. Sugli autobus si può stare accalcati, ma in treno è severamente vietato. Beh, il nostro amico ci scrive tutti questi accorgimenti, si può dire, però noi ci puntiamo su questo qui. Allora, Barbara D'Urso dice la verità: il Nobel per la medicina Montagnier è un negazionista. Se stai benissimo ma il tampone è positivo, sei malato. Il virus non infetta le carte di credito, ma nemmeno le banconote e le monete toccate in mezzo mondo, incluso cani e porci. Poi leggiamo ancora questo: i virus a RNA mutano così tanto che dopo 40 anni non c'è vaccino per l'AIDS, ma quello del Covid funziona, lo dice la TV. Allora, questo nostro amico che ha scritto tutto questo lunghissimo messaggio, cosa rispondiamo? L'infezione avanza e ci sarà la seconda ondata? Lo dicono i media? Cioè, siamo soltanto noi a dire che ci sarà una seconda ondata? Dottor Monaco, è colpa nostra? Allora, io rispondo molto semplicemente: lui ha messo in evidenza quelle che sono una serie di contraddizioni o di notizie che vengono date in modo a volte fuorviato, ma anche da chi le fornisce, al di là dei media che le raccolgono, perché a volte anche i media ci mettono la loro parte, però sta a noi dare le informazioni corrette. Io rispondo credo in maniera semplicistica, forse. Allora, il virus esiste, proviene da un meccanismo naturale di aggressione all'uomo che hanno tipicamente i coronavirus. Quanto è pericoloso? Allora, facciamo che sia pericoloso l'1% in termini di mortalità dei casi colpiti. Significa che su 100 persone una si ammala gravemente e muore. Su 1000 persone 10. Su 10.000 persone 100, su 100.000 persone 1.000, su 1 milione di persone 10.000. Se noi abbiamo 10.000 persone contemporaneamente in terapia intensiva, capisce che siamo tutti saltati? E questo è il problema da coronavirus in questo momento. Quindi quanto è pericoloso? Non tantissimo per quelli che se la sfangano, ma per quello che se lo prende è mortale, che lo prende in modo grave è mortale. E se il sistema deve assorbire 10.000 o 100.000 persone contemporaneamente da subintensivo o intensiva, non esiste quantità di medici al mondo, di respiratori o di preghiere che possano
superare questa tragedia. Allora, per evitare che i numeri diventino di tale portata, bisogna intervenire a monte. L'intervento a monte, poiché contro il virus non esiste alcunché da farci, l'unica cosa è applicare delle regole di distanziamento, evitare che questo virus, che si trasmette da uomo a uomo per via aerea e deve avere anche una certa carica per poterlo fare in modo efficace, c'è bisogno di stiamo lontani, in modo che si diluisce questa carica virale nell'aria, diventa meno cattiva, meno aggressiva e quindi abbiamo più probabilità o di contattare il virus in quantità modeste, quindi da non ammalarci, addirittura chissà, forse da scatenare una reazione efficace in termini di protezione, oppure di passare inosservati al virus. Laddove invece il virus è nell'aria abbastanza concentrato, l'alta concentrazione può scatenare una reazione di malattia, che è graduale, una malattia graduale, nessuno può prevedere in quale caso diventa gravissimo. Si è visto che però quali sono le situazioni di casi gravissimi che hanno un alto, più alto rischio di letalità, di mortalità, e sono in buona sostanza i maschi anziani obesi, se possibile anche con patologia. Ecco, quando c'è la combinazione di questi tre fattori, un soggetto di sesso maschile non giovane, anzi anziano, e con un bel pancione, quello è un soggetto ad alto rischio, laddove dovesse ammalarsi di coronavirus, di essere un coronavirus grave. Ed è tra quelli che annoveriamo nell'elenco, ahimè, dei morti. Quindi io spero con questo di aver risposto alla domanda, però tutte quelle domande che lui ci ha sottoposto, in realtà se è quello che dicevo prima, la conferma, ogni singolo provvedimento di per sé non ha senso, è stupido, è contraddittorio con quello precedente, non ha una logica di apparente intelligenza. Io dico che queste misure rispondono al tentativo di un quadro generale, che è quello: non stiamo attaccati l'uno all'altro, ma fate cosa volete, non respiriamoci addosso, non parliamoci di viso faccia sulla faccia, proteggiamoci anche con la carta igienica dei 10 centesimi, ma vi assicuro che non basta quella, ma facciamo in maniera di non stare troppo attaccati, che questa aria che io respiro e potrebbe essere contagiosa e contaminata non la trasmetta al mio vicino o peggio ai miei cari. Ecco. Distanziamento allora, messaggio. Spero. Buongiorno dottor Monaco, nella palestra del paese dove abito in provincia di Cuneo fanno tranquillamente un corso di ballo lissio, facendolo passare come attività sportiva, con le mascherine che dopo un po' si abbassano. Secondo lei questa situazione è frequente, è logica? Grazie Anna. Anna, se dovessi essere estremamente severo le dico no, non è logica. Allo stesso tempo, ecco, se avessero l'accortezza, ma vi assicuro che io ho sentito proprio in provincia di Cuneo, ho dei contatti con alcune scuole di ballo proprio perché ho voluto tenere dei contatti e domando loro come stanno facendo. Bene, dico, ce n'è una in particolare che ozonizza l'ambiente prima di cominciare, lo ozonizza successivamente, impone l'obbligo delle mascherine, la sanificazione delle mani. Cerca di avere meno allievi possibile o persone che vanno a ballare e fanno questa scuola di danza, il minor numero possibile di persone, sempre con la stessa coppia, è meglio che insomma, se sono marito e moglie o coppie di persone che stanno insieme, che vivono insieme. Sono misure che certamente cozzano col principio generale di stare molto lontani, ma che non sono, come dire, sono tutte le misure possibili, perché dobbiamo coniugare anche la istanza e la necessità di sopravvivenza di molti. Guardi, io sentivo questa mattina, durante una trasmissione radiofonica, credo, una persona che si lamentava del fatto che sono state chiuse le attività sportive amatoriali. Allora, io oggettivamente non mi sentirei in questo momento andarmi a fare una partita di calcetto o di basket. Sono state mantenute aperte le palestre, però il DPCM è stato molto chiaro, il Presidente ha detto vi do qualche giorno di tempo. Per le dilettantistiche, parlo del mio sport per esempio, sono state sospese tutte le gare nazionali, quest'anno non ci saranno i campionati italiani di nessun ordine grado, per nessuna categoria di età o di peso.
però si mantengono aperte le palestre. Come sono organizzate queste palestre? Sono organizzate dividendo sullo stesso tappeto a gruppetti di atleti che combattono, fanno i loro esercizi sempre con lo stesso compagno o compagna, in modo tale da tenere un distanziamento e comunque un tracciamento dei contatti per evitare, appunto, al di là del fatto che le palestre è probabile che fra qualche giorno si imporrà, se dovesse crescere la curva, imporrà una sospensione delle attività e quindi anche di circuito economico. Però si sta cercando di fare in maniera di coniugare le due cose. Ecco perché ci sembrano delle cose che non ci sembrano logiche, però bisogna coniugare anche le esigenze della gente che deve vivere, che deve guadagnarsi da vivere, e lo deve poter fare in maniera, come dire, si sta cercando di limitare il più possibile questo aspetto di danno economico. Poi è chiaro che il singolo che ha la palestra dove vanno a giocare a calcetto è in questo momento il penalizzato, perché non vende, non fitta più le ore e non perde l'incasso. Però bisogna mettere insieme due pezzi, perché non possiamo immaginare una collettività che per l'epidemia sarà al collasso lavorativo ed economico, e che non ci saranno manco risorse, perché non credano quelli che oggi si pensano ricchi, che sono dipendenti pubblici o quant'altro, che domani mattina avranno ancora i loro stipendi. Se collassa il sistema non ce l'avrà più nessuno uno stipendio. Quindi dobbiamo fare in maniera di convivere con questo virus, di tenerlo il più lontano possibile con tanto buon senso, e andare a lavorare incrociando anche le dita, adottando tutte le misure possibili. Insomma, ecco. Quindi io capisco la domanda in termini provocatori, però non è un'attività indispensabile, però fa anche tanto bene al morale andare a ballare a scuola di ballo. Distrae un momento in questa situazione, la scuola di ballo porta a casa qualche soldino, paga le sue tasse e paga la sua bolletta della luce. Ecco, questo credo sia altrettanto importante. Abbiamo una telefonata, però mi rimetti solo un attimo la pagina. La regia prima, mentre le parlava, a proposito di PCM, stop sport di contatto materiale, competizioni dilettanti, ma il mio occhio cadeva a destra. Mara Venier, Ilaria Capua ha detto: il vaccino non sarà la soluzione. Allora, dopo aver sentito chi c'è con noi, dottor Monaco, cioè andiamo anche a capire, perché tanti sperano nel vaccino, tanti fino al 25 di ottobre aspetteranno il vaccino antinfluenzale, ma sono tantissimi anche quelli che aspettano il vaccino per il Covid-19. Sentire poi le parole di Ilaria Capua che dice il vaccino non sarà la soluzione mette un pochino di ansia, per rimanere nel tema della nostra trasmissione. Sentiamo chi c'è con noi. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Ezio. Ezio, volevo porre questo caso al dottore. Prego. In una casa di cura del Canavese c'è stata una festa, la fotografia tutti appiccicati, festeggiavano un centenario con il sindaco Tronfio Bello messo in prima fila, ma la polizia o i carabinieri in questi casi non possono multare queste persone, o c'è bisogno di una denuncia specifica? Erano tutti centenari, ottantenni, novantenni, e una casa di riposo. Mi scuso di questa domanda, ma era una curiosità. La ringrazio della risposta. Caro Ezio, sono queste le notizie che mi dolgono moltissimo. Allora io le racconto una mia esperienza. Io qualche settimana fa sono stato chiamato a visitare una persona in una casa di riposo, ma quando eravamo in una fase in cui la curva sembrava prossima allo zero, per entrare in questa casa di riposo, sono un medico, sono stato vestito, bardato, misurato la temperatura, ho dovuto firmare l'entrata, l'uscita, l'orario, di tutto di più. E l'ho fatto con grande piacere, ho molto apprezzato questa cosa. Questa nonnina doveva essere poi sottoposta a un atto chirurgico ambulatoriale, probabilmente non in molto, diciamo, severo aggressivo, che il più delle volte facciamo negli ambulatori ospedalieri. Nel caso di specie, poiché se usciva dalla casa di riposo per rientrarvi sarebbe stato un percorso lunghissimo, mi sono attrezzato e sono andato a fare questo interventino nella casa di riposo. Bene, in questa casa di riposo vi assicuro che i parenti da mesi non entrano se non una volta alla settimana, e scaglionati previa tutta questa valutazione, e comunque facevano incontrare all'aperto. Ritengo non responsabile questa esperienza che ci hai raccontato, mentre ritengo responsabile che il sindaco avrebbe potuto fare una videoconferenza con questi nonni
fare loro gli auguri, che sarebbe stato anche un modo per, di testimonianza di tutta la cittadinanza, però ahimè oggi si cerca più lo scatto fotografico da pubblicare su qualche social piuttosto che avere la responsabilità e avere la testa sul collo. E a maggior ragione mi dice bene, se domani mattina in quel comune cominciano a sorgere dei problemi, ha fatto bene il presidente Conte ad avere in qualche maniera anche delegato delle responsabilità al sindaco che ne ha. Ha organizzato la festa, ma si deve prendere pure il mal di pancia di andare a verificare comportamenti non responsabili e ordinare delle chiusure, perché poi se i risultati sono cattivi si vede subito, scoppia un focolaio in quell'area. Dottor Monaco, il suo agire dell'altra volta mi ha fatto venire in mente una notizia delle ultime ore che arriva da Aosta. L'ha letta? Il medico, medico in quarantena che però ha deciso di operare lo stesso una paziente che era in gravissime condizioni ed è stata aperta un'inchiesta ed è stata chiesta la condanna per il primario che in quarantena Covid operò una paziente, ma lui risponde: ero l'unico che poteva salvarle la vita. Lei come si sarebbe comportato? Guarda, io mi regolo sempre secondo scienza e coscienza. Se ritengo che quella sia l'unica possibilità o comunque che quelle sono le condizioni per cui bisogna fare un intervento, lo faccio. In periodo di assoluta emergenza, quando il dottor Garino mi aveva incaricato, diciamo, di gestire la chirurgia di Susa, che di fatto era chiusa, ma non certo per le emergenze, allora, cara Maria Teresa, io mi sono preso il mal di pancia, ti assicuro che la notte dormivo piuttosto maluccio, di mandare a casa con terapie antibiotiche molto robuste delle persone che in tutte altre circostanze avremmo operato d'urgenza. E nel periodo di pieno lockdown due persone le ho dovute invece trattenere e operare, prendendomi anche in questo caso il mal di pancia e comunque il mal di testa, di sperare di non farle poi infettare in un ospedale dove avevamo tantissimi pazienti Covid. Allora, il buon Dio mi ha dato una mano, a me e ovviamente innanzitutto ai miei pazienti che sono stati operati e che non hanno contratto Covid e li abbiamo potuti mandare a casa il più breve tempo possibile. Mi ha dato altrettanto sostegno nel come dire, avere notizie di quelli che erano domiciliari a cui telefonavo tutti i giorni per sapere le evoluzioni delle loro condizioni cliniche, perché capisce bene che abituato mentalmente a operare tante persone, arrivano e vedi il quadro e li operi, e adesso li vedi e valuti che dici ma tentiamo con una terapia antibiotica, capisci che è un tentativo, se poi quello evolve in peritonite, poi non ho fatto bene, dove ho sbagliato la valutazione. Diciamo che sono stato fortunato, quelli che ho mandato a casa li ho fatto con saggezza perché i risultati mi hanno dato ragione, è così come ho dovuto prendere il rischio di operare quei due. Io penso che il medico debba agire sempre in scienza e coscienza. Poi probabilmente questo intervento deve essere successo qualcosa, non è andato bene e c'è sempre l'aspetto speculativo, vediamo di guadagnarci qualche soldino, ma insomma nessuno di noi va in sala operatoria perché vuole fare l'eroe, insomma, ecco. Si cerca sempre di fare l'interesse della persona di cui si prende cura. Ti assicuro che quel mese e mezzo per me è stato difficilissimo, ho preso le scelte che sono contrarie a quelle che è una vita, comportamenti di una vita. Un paziente con globuli bianchi alti, i segni di infiammazione alta, un quadro chiaro di appendicite, lo imbottivi di antibiotico e lo mandavi a casa. Non facciamo così normalmente. Monaco, siamo quasi in chiusura. Sentiamo un attimo le dichiarazioni di Ilaria Capo e poi le commenta lei velocemente. Sì. Adesso parte. Questo bisogna purtroppo toglierselo dalla testa. Prima di tutto perché non ci sarà vaccino a sufficienza per tutti, ma bisognerà usare il vaccino in maniera strategica, quindi da un lato proteggere le persone più a rischio in tutti i sensi, quindi le persone più a rischio di malattia, ma anche le persone, quindi di sviluppare la forma clinica, ma anche le persone che sono a rischio perché sono molto esposte, quindi parlo degli operatori sanitari, delle persone che sono nei nodi, no? Nei nodi di smistamento del paese, i trasporti, cioè pensate se si bloccano ulteriormente i trasporti. Quindi bisognerà di nuovo fare un grande sforzo di responsabilità. Il vaccino arriverà, ne arriveranno secondo me diverse formulazioni che potranno essere usate per diverse fasce della popolazione. Credere che noi
svalicheremo l'inverno con il vaccino, mi dispiace, ma è illusorio. Dottor Monaco, è d'accordo? È tutto molto illusorio? Sottoscrivo ogni parola della professoressa Ilaria Capua, perché è anche un fatto oggettivo, l'intero pianeta sta aspettando il vaccino ed è inimmaginabile che si possa contemporaneamente fare a tutta la popolazione mondiale, quindi ogni singolo Stato, noi parliamo per l'Italia, ammesso che ci sia un vaccino efficace ed efficiente e sicuro, quando ci sarà bisognerà ordinarlo, le fabbriche lo metteranno in produzione e ce ne daranno degli scaglioni, degli stock. Questi stock dovremo strategicamente e con saggezza distribuirli a tutta la popolazione, ma con una gradualità. Mi permetto di dire, cara Maria Teresa, non voglio fare il malpensante, ma purtroppo al momento non è che io sono proprio convintissimo che avremo un vaccino molto molto efficace. Alcuni studi infatti purtroppo non stanno andando in quella direzione, ma non rispetto al vaccino, rispetto a come si sta comportando la malattia nelle persone che sono guarite. Si vede che c'è una quota di queste persone che si riammala, quindi significa che non sviluppano un'immunità permanente o comunque estremamente temporanea, e se lo fa il virus naturale credo che potrebbe avere una analoga risposta anche quello, tra virgolette, di sintesi artificiale fatto in laboratorio con un vaccino. Quindi qualche problema c'è ancora, credo, da superare, di capire questa malattia, perché ahimè non sappiamo ancora tantissimo e purtroppo anche in termini di terapia non stiamo messi molto meglio di ieri. Grazie dottor Monaco, chiudiamo soltanto velocissimo. Buongiorno dottore, come far passare il messaggio che la mascherina non è dittatura ma prevenzione? Saluti al... Lo faccio passare in un modo molto semplice. Come faccio passare il messaggio che non è una dittatura mettere le mutande e i pantaloni? Perfetto, chiudiamo con una vena polemica. Se lei fosse stato l'assessore regionale alla sanità, si sarebbe assentato per il viaggio di nozze? Icardi ha detto ho lavorato in smart working. Lei cosa avrebbe fatto al posto dell'assessore Icardi? Beh, io penso che Cardi avrebbe fatto molto bene a dimettersi il primo giorno di questa pandemia e quindi poteva godersi il viaggio di nozze. E per quello che sta facendo, se se ne va, prima va, meglio è. Perfetto, grazie dottor Monaco, sapevo che avremmo concluso con la chicca quotidiana. Grazie dottor Monaco, a presto, con buongiorno dottore. Noi invece ci vediamo tra pochissimo, vi ricordo ancora 011-0600-774 oppure 348-8040-254 e io vi aspetto tra poco.